Se si dovesse considerare che gli effetti di una rivoluzione sono quelli, come diceva per l'appunto Marx, di un cambiamento dello stato di cose presenti, probabilmente una parte di queste trasformazioni non possono essere considerate rivoluzioni. Parlo delle trasformazioni di questi paesi arabi. Perché non di un cambiamento di tipo economico si è trattato ovunque. Probabilmente non è stata quella l'intenzione da parte di chi non era quella l'intenzione da parte di chi ha preso il potere in alcune nazioni, come sono ad esempio l'Egitto, come la Tunisia, anche per quello che è accaduto in Libia. Se invece consideriamo altri aspetti che sono stati i motori di queste rivolte, sicuramente sono tali delle rivolte, il senso di riconquista della libertà, riconquista di una partecipazione da parte di popolazioni che prendono coscienza del loro ruolo di sfruttamento, allora i moti possono essere considerati, possono avere una valenza di cambiamento considerevole rispetto alla fase precedente. Gestione da parte di chi governa, come le forze islamiche, che sono l'assoluta novità di queste cosiddette primavere, di chi governa attualmente queste nazioni. Poi in altri casi si è assistito a quello che viene definito dai politologi un cambio di regime manovrato anche molto dall'esterno, come il caso della Libia, per quanto ci fossero delle contraddizioni aperte nei confronti di quel quadro etnico rappresentato dalle tribù che compongono un sistema che in fondo, pur accettando i meccanismi economici capitalistici riguardo alla grande proprietà, alla grande possibilità delle riserve di idrocarburi, poi continuano ad applicare un meccanismo sociale tribale. L'intervento delle forze militari della NATO, in fondo, più che favorire il cambiamento, ha aiutato una parte ribelle a prendere il potere.